AI Week 2023, la settimana dell'intelligenza artificiale. Partecipa alla quarta edizione dal 17 al 21 aprile. L'intelligenza artificiale è pronta per il tuo business. E tu? AI Week, intelligenza artificiale spiegata semplice. Sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company. Siamo media partner dell'evento appunto AI Week, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini presso il Pala Congressi. In questo episodio siamo in compagnia di un'azienda, di una realtà che sostiene la settimana dell'intelligenza artificiale, tra l'altro protagonista appunto di questo evento. Per poter partecipare alla settimana dell'intelligenza artificiale basta andare sul sito aiweek.it e poter conoscere, per poter confrontarsi con questi meravigliosi innovatori che stanno davvero cambiando tutto l'ecosistema dell'intelligenza artificiale in Italia. Oggi siamo in compagnia di un ospite, appunto, con Michela Chignenti, responsabile scientifico di K4. Ciao Michela, come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie della presentazione. Grazie mille, davvero un piacere poter conversare con tutti voi, davvero che state facendo un enorme lavoro. Allora, la prima domanda d'obbligo è un'introduzione ovviamente al progetto, all'azienda K4. Di cosa vi occupate, quali sono i vostri obiettivi e in che modo l'intelligenza artificiale fa parte della vostra azienda? Allora, la K4 è una startup innovativa che ha sede nella zona industriale di Monopoli e che al momento, assieme al suo gruppo, consta di circa 80 dipendenti divisi tra ingegneri, meccanici, gestionali, elettrici, informatici e laureati in altre discipline. La K4 è nata nel 2018 dall'esperienza dei suoi soci fondatori, tra cui due giovani laureati, nella consulenza tecnologica e dalla loro vocazione per l'innovazione. Infatti la mission della K4 è proprio quella di supportare le aziende che necessitano di innovare e di integrare i propri processi produttivi attraverso le soluzioni del paradigma Industria 4.0, diciamo un termine strautilizzato quasi quanto l'intelligenza artificiale nell'ultimo periodo. Infatti il valore aggiunto che la K4 cerca di dare ai suoi clienti è proprio quello di supportarli nella integrazione, nella progettazione delle loro architetture anche complesse e di interconnettere i propri sistemi aziendali. Quindi tecnologie chiave come l'Internet of Things, il cloud computing, big data, la realtà virtuale o la robotica collaborativa, quindi tecnologie che sono caratterizzanti il paradigma Industria 4.0, vengono utilizzate dalla K4 per accompagnare i propri clienti, le aziende in questa rivoluzione. E partendo appunto da questo contesto, la K4 nel 2019-2020 ha partecipato presentando un'interessante proposta progettuale che è stata finanziata dalla Regione Puglia attraverso il bando Tecnoliti e che ha permesso alla K4 di lanciare sul mercato una piattaforma che abbiamo nominato Euridix, una piattaforma GPU server per la visualizzazione interattiva di scene con grafica di alta qualità che si basano su una tecnologia nota come ray tracing. Quindi grazie all'utilizzo di motori grafici gli stessi nati utilizzati per le prestazioni richieste dai videogiochi, sfruttando quindi la piattaforma GPU Euridix, l'utente della nostra piattaforma potrà navigare in scene altamente interattive, visualizzare le scene 3D real time e senza lunghi tempi di attesa di elaborazione, e attraverso un algoritmo che è stato sviluppato internamente, un algoritmo di rendering che per gli utenti si traduce appunto in un ultra realismo sullo schermo di un proprio dispositivo, che può essere un PC, lo smartphone, un tablet, e che può essere collegato ad un qualsiasi browser con una normale connessione dati. Questa stessa infrastruttura che è stata creata per appunto il progetto Euridix è l'infrastruttura che è richiesta per le elaborazioni tipiche dell'intelligenza artificiale. Infatti possiamo dire che il nostro approccio all'intelligenza artificiale si è concentrato
inizialmente nell'ambito industriale, dove siamo impegnati ad offrire ai clienti appunto delle soluzioni innovative che utilizzano le tecniche di intelligenza artificiale in vari settori. Esempi potrebbero essere la manutenzione predittiva. Abbiamo infatti sviluppato un modulo di manutenzione predittiva delle macchine e degli impianti dei nostri clienti, quindi evitare che si arrivi alla rottura della macchina o di parti della macchina ed effettuare la manutenzione in caso di rottura, o così come evitare di fare la manutenzione preventiva secondo determinati cicli di manutenzione che sono fissati. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo caso è per promuovere la manutenzione predittiva. Cerchiamo di capire, in base a dati e statistiche precedenti, quando e come intervenire nella manutenzione, nei cambi appunto delle componenti della macchina stessa. Questo stesso esempio può essere visto di applicazione dell'intelligenza artificiale, può essere visto anche in altri casi, come quello della logistica. Siamo molto attivi nel proporre soluzioni di logistica ai nostri clienti, sempre basate sull'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale per l'allocazione, ad esempio, dei prodotti all'interno di un magazzino. A questo proposito vorrei citare un progetto abbastanza interessante che stiamo seguendo, che si chiuderà a breve, per la realizzazione di un dark store, ovvero di un magazzino totalmente automatizzato dedicato alla preparazione degli ordini, soprattutto per l'e-commerce, per la spesa online. In questo caso stiamo sviluppando un modulo che, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'elaborazione delle immagini, cerca di riconoscere i prodotti posti alla rinfusa all'interno di un box che è poi contenuto all'interno appunto di questo magazzino, riconoscere quindi il prodotto, determinarne la posizione e dare questa posizione come output ad un cobot, quindi un robot collaborativo, che andrà poi a prendere questo prodotto, spostarlo per la composizione dell'ordine che è stato elaborato dal cliente. In questo modo, del tutto automatizzato, sarà possibile quindi ricevere un ordine e, senza l'ausilio umano, avere come ritorno l'ordine composto da tutti i prodotti che erano stati appunto indicati dall'utente stesso. Altri casi di utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale in un ambito che non è propriamente quello industriale ci vedono impegnati nello sviluppo di una piattaforma di e-learning per un importante cliente, una multinazionale, che ci ha richiesto appunto di sviluppare una piattaforma di e-learning con dei moduli, cioè che permetta di elaborare dei contenuti adattivi sulla base del profilo di apprendimento dei singoli utenti che appunto intendono fruire dei contenuti della piattaforma stessa. Quindi, che cosa facciamo? Sempre con l'ausilio appunto di tecniche di intelligenza artificiale, andiamo a profilare l'utente dal punto di vista del suo apprendimento, anche utilizzando ad esempio l'emotion recognition, quindi il riconoscimento delle emozioni dell'utente stesso nel momento in cui sta ascoltando una lezione, capire se è annoiato, capire se non riesce bene ad intendere quelli che sono i contenuti che gli si stanno prospettando, che
di cui sta fruendo, e cercare, certo, cercare appunto di riadattare i testi, i contenuti rispetto al tuo profilo. Sempre all'interno di questo progetto che ci è stato commissionato, stiamo realizzando anche un assistente virtuale che dovrebbe guidare ed aiutare l'utente nella fruizione di questi contenuti. Esempi ne abbiamo tantissimi, molti altri. Ne sto vedendo. Sì, fantastico. Sono sicuramente tanti, perché diciamo che la richiesta dell'utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale negli ultimi mesi sta subendo praticamente un incremento esponenziale, anche guidato da quelle che sono le roadmap diciamo regionali, nazionali ed europee per quanto riguarda l'utilizzo. Ecco, questa potrebbe essere, diciamo, la prossima domanda, o comunque cercare di approfondire questa cosa qua. In Italia, ecco, il movimento italiano come si sta comportando in questa fase di transizione, nel cambiamento, anche magari vedendo, diciamo, un modello più macro come quello europeo? Ci sono tantissime realtà che magari stanno innovando. Dal tuo punto di vista, cosa sta avvenendo appunto in Italia e la transizione sta facendo i passi giusti? Diciamo che da un'analisi che abbiamo effettuato nelle ultime settimane, proprio perché come K4 siamo stati promotori e fondatori di un network di centri di ricerca europei che lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale. Diciamo che dato che le richieste di soluzioni legate all'ambito dell'intelligenza artificiale nell'ultimo periodo erano aumentate drasticamente, ci siamo guardati appunto un po' intorno per vedere quello che si stava facendo anche a livello internazionale, e abbiamo avuto l'idea di creare questo network, si chiama Inres Lab AI, un network di centri di ricerca internazionali che si occupano di intelligenza artificiale, e ovviamente ci siamo confrontati lungamente con loro per capire il loro approccio, come si stanno comportando appunto con i loro clienti. Abbiamo avuto un ritorno molto, molto positivo, e vorremmo cercare appunto di sfruttare questo network per cercare di dare delle soluzioni sempre più ampie, sempre più calzanti a quelle che possono essere le richieste sia italiane ma anche con i nostri con i nostri progetti e con i nostri prodotti e soluzioni, anche per rispondere a problemi appartenenti ad altre nazioni che non riguardano soltanto il mondo industriale ma anche la pubblica amministrazione stessa. Infatti questo network al momento conta una decina di contatti molto, molto stabili, quindi a parte la nostra sede qui a Bari, una sede in Romania, poi ci siamo interfacciati con il CNRS francese, rapporti con la Grecia, con la Grecia, con il centro tecnologico Technical University of Praga, l'Austrian Institute of Technology, l'Università di Malta, e questi rapporti che abbiamo avuto ci hanno permesso di capire che le tematiche sono le stesse, le problematiche sono le stesse, e le soluzioni invece possono essere differenti perché sono calzanti rispetto alle singole problematiche, ma si può creare sicuramente una sinergia, che potrebbe essere utilizzata anche per la promozione di progetti europei. Quindi è sicuramente un aspetto importante. Intendi quello di poter fare comunque relazione, di poter fare network che aiuta sicuramente l'intero movimento dell'ecosistema italiano, in questo caso sull'intelligenza artificiale, a fare sicuramente dei passi in avanti. Immagino, certo, che possa essere sicuramente un punto importante. Ascolta Michela, concludendo, sì.
sarebbe interessante capire questo aspetto qui. Cosa ti aspetti tu o comunque la vostra realtà dalla settimana dell'intelligenza artificiale? Come reputi questo evento? Noi davvero non vediamo l'ora di poter conoscere tutti voi innovatori che fate davvero tantissimo lavoro sull'argomento. Come la vedi? Davvero vorrei avere un tuo giudizio in merito. Sì, vorremmo ricreare questo network internazionale, ritrovarlo in Italia, nel senso riuscire ad incontrare esperti nel settore dell'intelligenza artificiale che appunto hanno sviluppato delle soluzioni che possono essere magari in linea con le nostre o completamente differenti dalle nostre e quindi aumentare diciamo la possibilità di presentare ai nostri clienti e ad altri clienti delle soluzioni innovative. Vogliamo ovviamente rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore e ampliare il nostro network di contatti sia privati che pubblici. Perfetto, perfetto. Michele, davvero io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, del tuo tempo, è stato un enorme piacere. Io spero di poterti ovviamente incontrare di persona anche durante la settimana dell'intelligenza artificiale. Vorrei ricordare che è possibile acquistare i biglietti sul sito aiweek.it. Abbiamo parlato in questo episodio con Michele Chignenti, responsabile scientifico di K4. Ciao Michele, è stato un piacere. Grazie anche per me. Buona giornata. Grazie.